da quest'anno cerco di tirarmi un pochettino fuori perché l'età e anche problemi fisici che mi impediscono insomma di essere attivo. Sentendo alcuni problemi, diciamo che i problemi sono un po' uguali a tutti quanti i gruppi, i medici, i dottori e le associazioni che curano questi bambini consigliano un gruppo scout perché come se fosse chissà che cosa, però anch'io il mio, sì sì, ma non sono superativo, però noi ripeto non siamo preparati per affrontare questi problemi. Noi abbiamo avuto come gruppo San Benedetto 2, per chi non ci conosce, e qualche anno fa abbiamo, come si chiama, l'altra, Nadia, l'abbiamo invitata per esporci qualcosa, io avrei avuto piacere di rincontrarla in altre occasioni, però l'occasione non gliel'abbiamo creata noi, quindi poi questi incontri che si fanno sono utili. Anche perché molte volte capitano i ragazzi vengono mandati da noi e non ci vogliono venire, che l'esperienza nostra del due ragazzi a distanza di un anno l'uno dall'altro con i problemi non vogliono stare nel branco perché non è che conoscono niente, però si mettono vicino alla porta, uno usciva ancora prima, cercava di uscire, e due persone per riprenderlo e dice noi siamo sempre detto due, non siamo porta a mare uno, perché per questi bambini ci vorrebbero proprio un capo di come la scuola, come la forza. I rover che sarebbero i 18enni, i 19enni non hanno una responsabilità, quindi non ce lo puoi mettere perché se fa qualcosa già sbagliamo noi. Io una volta mi sono permesso, dopo 20 minuti di orologio, che un bambino stava fuori la porta e una capo, ma non è presente, tutto e due di là c'hanno, io salivo e uscivo, salivo e scendevo, dopo 20 minuti mi sono permesso di prenderlo, da dargli dietro, con le braccia sotto la scena e di cercare di portarlo con una certa decisione. Insomma, quattro gatti, due stavano fuori e dentro ci vuole per farlo buttare fuori perché d'inverno sulle scale, la porta aperta, io mi sono sentito rimproverare che avevo agito in un certo modo, un pochettino d'impeto, però secondo me quella situazione dopo 20 minuti che se tu non ci sei riuscito dopo 20 minuti io l'ho preso un metro dalla porta piano piano, dai, su, andiamo. Cioè non è che l'ho preso lo scatonato, tanto quello che poi succede come capita tra mamma e papà e famiglia. Sì, ma cioè noi, allora se non fai niente sicuramente non hai fatto niente, non succede niente e lo sbagli. Se fai qualcosa, molte volte sbagli pure, dopo per il carattere che ho io vado sempre a fondo alle cose, mentre gli altri purtroppo magari hanno paura e fa sapere. Io mi sono informato per conto mio, perché questo bambino fa il catechismo in parrocchia, quindi con una catechista che lavora in un asilo, e ho detto ma come si deve fare questi bambini? Non era un esperto, neanche lei. E dice Federico, che ti devo dire? A volte nelle classi elementari la maestra che c'è quella lì a Foggio, o le psicologhe, non dico anche il sociologo, non lo so, non sanno neanche loro quello che devono fare. Quando lo dicono così, allora che cosa facciamo noi? Allora, se qui ci fosse stato stasera qualcuno che aveva una ricetta avreste pagato caro parecchio, no? Sì, sì. In realtà proprio così. È che la difficoltà ed è quella che stasera cercheremo di affrontare insieme, è proprio quella di guardare con un occhio che piano piano diventa un occhio allenato nel tempo, soprattutto per voi che avete contatti continui, frequenti con i bambini, è guardare per capire e per immaginare delle possibilità
provandole, perché la garanzia che poi funzioni non c'è mai. Un principio ci deve orientare sempre, no? Oggi è la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Credo che un principio ci deve orientare sempre, quello del rispetto del bambino, no? Rispetto e tutela del bambino. Come adulti questo è il nostro primo veramente obbligo nei confronti del bambino. E poi le strategie, che non sono sempre le stesse. Leggendo le cose che avete mandato, no? Peraltro ci sono delle situazioni che sono limite, no? Che sono molto, molto grandi. Come si può immaginare, no? Una ricerca che possa andare bene per tutti? Come si può immaginare ed essere certi che facendo un certo tipo di intervento sicuramente poi otteniamo un risultato? Non è così, ma per il fatto che l'ho assicurato cerchiamo di valutarlo un pochino più nei dettagli. In realtà ogni situazione prevede alcune possibilità che vanno ovviamente sperimentate, perché poi non ci dobbiamo spaventare se ci accorgiamo che una strategia che abbiamo messo in atto non è andata bene e quindi proviamo a utilizzare un'altra strategia. E questo senza troppa paura, nel senso che prima lei diceva ce li portano, no? E noi non siamo attrezzati. In realtà io credo che voi siate attrezzati. Io sono sicura che voi siete attrezzati, perché avete dei principi di base della vostra formazione che vi permettono di stare con i bambini. Quello che vi fa interrogare molto è dover affrontare questo cambiamento, proprio anche nella qualità del rapporto con il bambino. Soprattutto chi di voi ha molta esperienza ed è dentro lo scautismo da molti anni ha visto proprio un'evoluzione, no? E questa evoluzione un po' spaventa, come se quegli strumenti non fossero più adeguati. In realtà se ci riflettete bene, i bambini hanno sempre gli stessi bisogni. I bambini hanno bisogno sempre delle stesse cose. Anche se i bambini sono apparentemente diversi, utilizzano la tecnologia, hanno delle competenze, i bambini hanno bisogno sempre delle stesse cose, prima che ci ritorniamo. Io sono Andrea, regale della Scuola 2, da quest'anno. L'anno scorso ho fatto servizio in bambino del C, però diciamo a spizzichi e bocconi, quindi tra l'altro non abbiamo casi particolari in branco, cioè abbiamo due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, che qualche problemino ce l'hanno, però non credo che siano, cioè non sono dei problemi gravi, che però ecco, mi aspetto sia di appunto avere qualche input per provare ad affrontare situazioni se ne capiteranno in futuro. E comunque credo che queste cose fanno bene, tra virgolette, passare il termine anche con quelli normodotati, perché e quindi penso che la formazione comunque ci porti qualcosa di nuovo. Io sono Massimo di Macerata, sono a capo della colonia dei Castorini, quindi bambini da 5-7 anni. Non ho scritto nulla perché non ho avuto tempo di fermarmi a riflettere un attimo. Io in questo momento sono preoccupato e orientato verso il dopo, nel senso, noi accogliamo tanti bambini, sono castorini, poi sono gruppetti, stanno in reparto, stanno in clan, li portiamo sempre dietro, poi li teniamo in comunità a capo, poi hanno 35 anni e dico, ma che abbiamo fatto? Perché mai stare con le famiglie non abbiamo disautonomi. Quindi io invito anche una riflessione a tutti i capi su questo, perché è qui forse che sta uno dei nodi. Ci tengo a questo perché mai... L'autonomia intendi allo sviluppo della famiglia? L'autonomia economica, uscire dalla famiglia, non restare, a cercare proprio di collocarmi in qualche modo, no? Come mai le fanno altre? E questo qui, ecco, per me
il nostro fallimento spesso sta qui, quindi siamo tanto 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 bravi prima, anche inconsapevolmente, no? Come stava giusto appunto dicendo, però è il dopo, quindi io non è questo l'argomento della serata ovviamente, però io invito un attimino a pensarci, perché noi quando stanno fuori poi dovremmo come capi eccetera non portarci a spasso, perché insomma ci hanno una disabilità, ci hanno ok, qualsiasi fisica oppure intellettiva eccetera, però questo è quello che è il mio cruccio, no? Magari sono rientrato nella mia comunità capi dopo 12 anni assenza, ho trovato magari chi era Roberto Coccinella quando io ero a Ghela 20 anni, 25 anni fa, stanno ancora lì, però no, e questo a me parliamo di persone non condannate, sì, poi la, no, persone no, persone meglio, sì, no. Cioè dobbiamo tenerli a casa sempre con papà e mamma, cioè non possiamo trovare qualcosa da fare a loro, cioè la sfida per me scatti in questo senso è fondamentale, insomma, no? Siamo le persone più adatte assolutamente a questo, ma questo ripeto non c'entra nulla, è un invito a riflettere anche su questo, perché poi no? Per il resto oggi si fanno tante più diagnosi rispetto al passato, forse troppe, troppe, no? Oggi siamo in base, sai, c'è un atteggiamento un po' strano, ah, sarà un iperattivo, sarà uno di qua, ma io rimango sempre abbastanza interdetto a questo. L'importante è avere pazienza per uno staff, lasciare i tempi ai ragazzini, insomma, se non c'è qualcosa, se non è un down, se non è... Perché poi è difficile fare le diagnosi, poi io adesso stanno con i castorini, insomma, a 5 anni, 6 anni non facciamo le diagnosi, le diagnosi facciamo fare a 7 anni, 8 anni, 9 anni, quindi stiamo anche con i dubbietti del cuore, spesso in un'area, no, non definita, eccetera. Per il resto, ecco, c'è questo e io dico soltanto di lavorare con i bambini non hanno il logopedista, il neuropsichiatra, lo psicologo, cioè ci saranno 10, no, figure che si intrecciano, no? E quindi questo a volte mi spaventa, perché sono troppe queste figure, no? Come se si ingigantisse terribilmente, no? E quindi perlomeno quello che io chiedo, a volte c'è la reticenza dei genitori, la paura eccetera, di poter collaborare con le altre figure, cioè è fondamentale poter collaborare con le altre figure. Con sì, sì, con lo psicologo, con, sì, con gli operatori, con l'opedista, con il neuropsichiatra, so, perché sennò possiamo fare qualcosa che non va, insomma, mentre invece lavorando in concerto, questo è lo sforzo di grande impegno, questo ci impegna molto di più, insomma. Qui secondo me si apre una parentesi abbastanza interessante, perché in realtà forse non sempre questo coordinamento serrato è necessario per voi, secondo me. Diverso è tra altre figure, no? Che può essere la scuola, magari gli operatori, e anche lì insomma si fa fatica a trovare il giusto equilibrio di collaborazione. Non so, io penso che voi abbiate un ruolo molto specifico nella crescita dei ragazzi, fate un pezzetto molto importante, che secondo me non necessariamente si deve mettere in, diciamo, non necessariamente prevede la collaborazione con gli altri operatori. Perché voi avete un metodo e avete delle linee guida piuttosto forti da seguire. Io non vorrei che alla fine, proprio quello che dici tu, cioè che questo intrecciare tanto, no, delle figure che operano con i bambini in alcuni ambiti, insomma, che sono molto strutturati, no? Come la scuola o come altre attività. Non vorrei che, ecco, che si eccedesse un po', no? Per un eccesso poi di specializzazione o un eccesso di richieste. In realtà voi, secondo me, avete, poi ecco, magari lo approfondiamo attraverso la simulata, avete un ruolo con i bambini educativo molto chiaro, che no, e se utilizzate poi il metodo che voi avete, non è un caso che vi invino tanti bambini, no? Perché il metodo
dire, è molto attuale, cioè rispetto a tutte le scuole, no, di pedagogia o di psicologia o di neuropsichiatria, questo è un metodo che chi lo conosce sa che funziona, che può funzionare molto bene e che non ha bisogno di tanto altro, secondo me. Cioè io non so, credo che voi non dobbiate mai snaturare il vostro modo di lavorare con i bambini, perché quello funziona già. Il punto è che voi siete persone, prima di essere che era preghiera o altro, e essendo persone dovete sempre conoscervi molto bene, perché è lì che scatta qualcosa nella relazione con i bambini. E adesso magari facciamo la simulata così ci capiamo meglio, cioè partendo proprio da questo, cioè da quanto poi nella relazione ognuno mette il suo. Ok, ci siamo. Allora, sapete come funziona la simulata per me, no? C'è una scelta. Scelta. Quindi noi in qualche modo siamo nel modo, diciamo, artificioso, creiamo una situazione, che è una situazione che si può verificare, insomma abbiamo preso un po' anche le vostre richieste. E allora, abbiamo detto sei attori. Vai Gio, ti dà. Sei volontari, ovviamente non serve neanche che io lo dica, però lo precisiamo, in questi contesti, allora il fatto che c'è una telecamera, insomma non c'è giudizio, non c'è critica, non c'è interpretazione psicologica di chissà quale tipo, no? Semplicemente c'è un mettersi in gioco che può essere utile a sé e in questo caso anche al gruppo, no? Tanto questo. Ci discorre più possibile. Sei attore. Ah, te li facciamo proprio a caso. No, non devi leggere. Devi leggere tu. Sì, tu, ah, come certo. Sì, tu puoi leggere. Mescoliamo coloni, branchi e cerchi. Due coloni volontari. Forza donne, ne vado via. Vedendo. Mettiamo per comunità 6-7 di ma come sei che funziona? Scusate per terra. No, proprio tra un po' non si era. Allora, gli altri ovviamente osservano. Avete bisogno di uscire un attimo per riflettere? Poi le faccio un minuto di prove? Una riflessione. No, anche se per qualcuno di voi vuole un attimo uscire per cambiare il contesto. Ma in prima della parte.